Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Oggi il PNRR dovrebbe essere valutato dal Consiglio dell'Unione Europea. È notizia degli ultimi giorni, come preventivato, come auspicato. Per fine luglio dovrebbe esserci l'approvazione del Consiglio dell'Unione Europea riguardo le proroghe del superbonus contenute nella legge di bilancio e la Commissione l'ha trasmesso al Consiglio. E il Consiglio oggi, 13 luglio 2021, dovrebbe valutarlo. Prima di continuare, però, ti ricordo di lasciare mi piace al video, di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e se ti piace ciò che faccio, il lavoro che faccio qui su YouTube e sul sito, puoi supportare il lavoro con l'abbonamento qui su YouTube che ti permette inoltre di accedere a molti video risposta che sono esclusivi per gli abbonati. PNRR che è stato trasmesso dall'Italia alla Commissione europea e nel quale sono contenute anche quelle proroghe che tanto ci interessano del superbonus, quelle contenute limitatamente alla legge di bilancio 2021. Perché nell'articolo 1,74 tutte le proroghe, tutte le modifiche sono subordinate all'approvazione del Consiglio dell'Unione europea. Senza quello rimane tutto al 31 dicembre 2021. Quali sono queste proroghe che ci interessano? La scadenza del 30 giugno 2022, sia per gli interventi ecobonus che per gli interventi sismabonus nelle singole unità, nelle unifamiliari, ad oggi sarebbe ancora il 31 dicembre 2021, e il comma 7 bis che è stato introdotto nell'articolo 121, quello che riguarda la proroga a tutto il 2022 per la cessione e lo sconto degli interventi, almeno per ora, super bonus, quindi quelli dell'articolo 119. Riassumiamo: 30 giugno 2022 per le singole unità. Proroga al 2022 della cessione e dello sconto per gli interventi super bonus. Questo dovrebbe essere il contenuto nella conferma dell'eventuale approvazione che dovrebbe arrivare oggi, presumo, del Consiglio dell'Unione Europea riguardo al PNRR. Ti ricordo che i condomini, invece, insieme agli edifici condominiali di unica proprietà, sono già stati prorogati dal decreto 59 convertito in legge recentemente, sul quale ho fatto un video, che la scadenza per i condomini è stata portata direttamente al 31 dicembre 2022, per i condomini di unica proprietà fino a 4 unità immobiliari al 30 giugno 2022, con l'opzione del 60% che prorogherebbe ulteriormente di 6 mesi fino al 31 dicembre 2022 anche per questi. Quindi aspettiamo di avere delle conferme per poi poter respirare un po' meglio in attesa poi delle proroghe concrete promesse a fine 2021.